Interviste impossibili. Master, è possibile viaggiare nel tempo? Molti mi chiedono se si possa tornare indietro nel tempo. Tornare indietro nel tempo, pensate che cosa pazzesca. Sicuramente viaggiando alla velocità della luce si può andare nel futuro, ma tornare indietro nel tempo è una cosa abbastanza complicata. Sembra quasi impossibile. In realtà non lo è. Certo, le astronavi del capitano Kirk poi usavano i cunicoli spazio-temporali, che era anche un po' un'altra cosa. E questo è interessante per dirvi, per il fatto che a livello teorico potrebbe essere possibile se quando voi tornate indietro nel tempo, e magari volete andare a uccidere vostro nonno, ad esempio, attenzione, voi lo fate, ma non siete nel vostro universo, siete in un altro. Perché esistono infiniti universi, con infiniti voi, infiniti nonni, che hanno tutte storie diverse. La famosa teoria dei mondi, degli universi paralleli, no? E quindi effettivamente sarebbe possibile farlo perché semplicemente voi siete in un altro universo, e quindi il vostro io dell'altro universo è vivo. Voi in questo seguite un'altra strada, quindi con la teoria dei mondi paralleli sarebbe anche possibile. Però voi capite che se ci sono infinite copie di noi stessi, siamo noi stessi poi. E qui si crea il famoso paradosso del nonno, cosa vuol dire? Che se riusciamo a tornare indietro nel tempo e uccidiamo il nostro nonno, noi non potremo mai essere nati. Ma allora come potremo essere lì? Essere tornati dietro a uccidere il nonno se non siamo mai nati? Cioè, questa è una conseguenza davvero logica che ha portato molti scienziati a pensare che esista una specie di censura cosmica che rende impossibile tornare indietro nel tempo. Qui vedete come i discorsi veramente diventano complicati, sono talmente complicati da perdere la testa. Qui siamo un po' all'assurdo, veramente. Cioè, se parlate con queste cose, tipo, non so, con la vostra fidanzata o vostra moglie, vi dicono che siete pazzi. Lei dice: ma che sei scemo?